Devianza, teorie e definizioni. L'immagine scelta per questa lezione sulla devianza è tratta da un dipinto di Van Gogh dal titolo La ronda dei carcerati, custodito a Mosca. In realtà, appunto, il dipinto non è originale, nel senso che il soggetto Van Gogh l'aveva preso da un altro artista, perché quando era ricoverato in questo ospedale psichiatrico a Saint-Rémy in Provenza, aveva portato con sé delle stampe. Nel dipinto si noterà l'uomo al centro è Van Gogh stesso, che si è ritratto probabilmente per sfuggire a questo anonimo cerchio di carcerati che prendono la loro ora d'aria. Si lamentava molto nelle sue lettere del meccanismi di controllo a cui era sottoposto durante il ricovero in questa clinica psichiatrica in Provenza. Venendo a una definizione di devianza, si intende comunemente ogni atto, comportamento o espressione verbale di una persona o di un gruppo che si discosta o viola gravemente le norme di una comunità, sia da un punto di vista pratico che da un punto di vista ideologico. Questo soggetto va incontro a qualche forma di sanzione. Non è l'azione deviante che è intrinsecamente, diciamo, deviante per l'appunto, ma è il contesto sociale e le sue norme che la rendono tale. Quindi un'azione deviante deve tener conto del contesto storico, se vogliamo analizzarla, insomma, se vogliamo analizzare la devianza, dobbiamo tenere conto del contesto storico, politico e sociale della situazione. Se si accettano infatti alcuni valori universali, alcuni valori culturali universali come l'incesto, il furto, l'omicidio, qualsiasi atto deviante dipende dal contesto. Il termine devianza è stato introdotto nel linguaggio sociologico per consonanza con il termine statistico di deviazione, che designa il valore di uno scostamento, appunto, di una deviazione rispetto alla tendenza centrale di una distribuzione, cioè la deviazione rispetto alla media. Quindi la deviazione dalla media venne preso come esempio dagli scienziati sociali, che pensavano così di poter definire che cosa era normale, cioè nella media, e che cosa rappresentasse una deviazione di tipo sociale o anche psicologico. Durkheim spiegò che un atto è criminale perché urta la coscienza comune. Quindi non è il reato che definisce la sanzione, ma è la sanzione che stabilisce o inventa per certi versi il reato. Esistono una serie di teorie elaborate da sociologi, economisti, che spiegano perché alcune persone tendono a commettere atti che noi consideriamo devianti. Il crimine è un atto deviante per eccellenza. La prima è la teoria biologica, quella di Cesare Lombroso, che sosteneva che la devianza, la criminalità, era determinata dalle caratteristiche fisiche di un individuo, quindi si nasceva delinquenti, e il delinquente si poteva rintracciare grazie a una serie di peculiarità come la testa piccola, gli zigomi sporgenti, le sopracciglia folte. Un'altra teoria è quella della tensione tra due elementi. L'individuo è un animale morale che fa tendenzialmente proprie a rispettare le regole, insomma, le norme della società. Si ritiene obbligato a farlo, però una violazione può derivare da che cosa? Da una pressione che viene tra la struttura culturale, e quella sociale. Durkheim spiega come la devianza sia indotta dall'anomia, cioè la mancanza di norme sociali che regolano e limitano i comportamenti individuali. Quindi quando queste norme, abbiamo visto nel caso del suicidio, queste norme non fanno presa sull'individuo, abbiamo atti devianti o deviazioni, come direbbe la canzone che abbiamo messo sotto. Un'altra accezione, diciamo, di anomia è quella di Robert Merton, che in un saggio dal titolo Struttura sociale e anomia, forse il più importante scritto di sociologia della devianza, trasforma la nozione di anomia durkheimiana in una nuova formula. Cioè, sostanzialmente lui dice l'anomia non è più assenza di norme, ma una conseguenza di un divario strutturale tra fini e mezzi. E fa un esempio, calato nella realtà americana. Tutti aspirano al sogno americano, però la società americana ha una struttura sociale, politica, che non offre a tutti uguali opportunità. Pensiamo che l'articolo era del 38, c'era ancora, per esempio, il regime di segregazione razziale in molti stati americani. E quindi, se io voglio raggiungere il sogno americano, ma la struttura non mi offre le uguali opportunità di altri, è ovvio che potrò diventare un soggetto deviante, cioè fare cose
fuori dalla legge per raggiungere la ricchezza, per esempio. La scuola di Chicago negli anni 20 e 30 cercò di affrontare il tema della devianza in modo più scientifico e quindi, grazie alle descrizioni dettagliate delle bande giovanili, della criminalità organizzata, della prostituzione, dei vagabondi, dei frequentatori dei locali dove si esibivano ballerine, si indagarono dei temi e delle realtà che solitamente i sociologi non affrontavano. Questi resoconti, paradossalmente, pur volendo suffragare le tesi classiche, fornirono invece prove a favore della diversità e della complessità della società. Quindi la delinquenza diventava parte della crescita della città. Vizio e criminalità erano perfettamente integrati nell'apparato cittadino. Qui abbiamo l'immagine della città secondo la scuola di Chicago, con il primo cerchio, quello dei quartieri. Il centro e quello di passaggio dove c'erano le fabbriche, le aziende, e poi via via gli altri quartieri residenziali, quello degli operai vicino alle fabbriche, quelli più si usciva dalla città, più per le persone più abbienti. Nella scuola di Chicago ci sono tre tendenze nell'analisi della devianza. Una ecologica, che sostiene che la crescita urbana crea ambienti naturali favorevoli al costituirsi di rapporti tra varie forme di devianza. Quella della disorganizzazione sociale, cioè la devianza dipenderebbe dalla debolezza delle forme tradizionali di controllo, quindi conflitti tra culture, mutamenti sociali dirompenti. E quella della trasmissione culturale, cioè le norme devianti vengono trasmesse da una generazione all'altra attraverso un processo di apprendimento e sono difficili da estirpare. E poi la teoria del controllo sociale, che non studia che cosa porta una persona a deviare, ma che cosa spinge la maggior parte della società a non farlo, e quindi analizza i controlli che fanno sì che non ci siano deviazioni. Teoria della subcultura è quella di Edwin Sutherland, che è un sociologo che si è occupato di crimine anche, e lei esplica come l'isolamento dice che come l'isolamento sociale di certi individui costituisce una subcultura con norme e valori differenti rispetto a quella della società istituzionale, e quindi da questo ambiente ne deriveranno individui devianti per forza. Fu influenzato anche lui dalla scuola di Chicago, che enfatizzava il comportamento umano come determinato da fattori sociali e ambientali, una tesi classica, al contrario potremmo dire di quella biologica, l'ambiente che genera il crimine e non la persona che nasce criminale. È famoso perché è stato il primo a introdurre l'espressione crimini dei colletti bianchi, analizzando un tipo di crimine che solitamente non veniva considerato crimine, cioè azioni delittuose commesse da persone che appartengono al settore più benestante della società. Questa cosa della percezione dei crimini dei colletti bianchi come un qualcosa di meno grave perdura ancora oggi, per cui noi, magari non so, le persone sono molto ostili, che ne so, a forme di devianza attuate da migranti, oppure pensiamo, non so, a qualche piccolo furto commesso da minoranze etniche, ma sarà indifferente se magari a casa propria c'è un vicino che si è macchiato di, che ne so, bancarotta fraudolenta o ha mandato sul lastrico 100 risparmiatori, che è un classico crimine da colletto bianco. Vi saranno poi intorno alla fine degli anni 60 le teorie radicali, erano radicali perché radicali da un punto di vista politico, che si scagliavano contro le teorie dominanti sulla devianza. Tra queste è da inserire la teoria dell'etichettamento, che dice che insomma, una persona deviante viene etichettata così dagli altri, e quindi tramite la mancata accettazione da parte degli altri, questa persona finisce in un isolamento che la porterà a reiterare la sua devianza. Qui ho inserito l'immagine di Frankenstein perché Frankenstein diventa cattivo in quanto lui vorrebbe stare con gli altri, ma gli altri si spaventano, lo maltrattano subito perché hanno paura di lui e lo rendono, lo trasformano in cattivo. Gli altri, lui come atteggiamento sarebbe animato da buone intenzioni. Secondo il sociologo americano Edwin Lamert, il controllo sociale porta alla devianza. Una cosa è commettere un atto deviante, che più o meno tutti abbiamo fatto, dice lui. Un'altra invece è suscitare una reazione sociale, cioè iniziare a essere etichettati, no? Appunto come devianti.
Lenert opera una distinzione tra una devianza primaria, che è quella innocua, piccoli, che ne so, piccoli furtarelli che non ci fanno considerare dei devianti, e invece la devianza secondaria, che è quella che ci segna in qualche modo. Qui ho inserito la copertina del suo testo, Crimine e devianza. La devianza primaria, quindi, si violano norme che hanno un rilievo marginale, la violazione viene presto dimenticata, non suscita la reazione degli altri, quindi l'individuo non viene considerato un deviante, mentre invece la deviazione secondaria è quella del criminale, no? Quando l'atto suscita una reazione di condanna, gli altri cominciano a considerare l'individuo che ha commesso questa violazione un deviante e lo obbligano a riorganizzare la sua stessa identità e i suoi stessi comportamenti. Viene stigmatizzato e questa stigmatizzazione lo spingerà quindi ai margini della società. E quest'uomo, questo individuo, questa persona sarà spinta a entrare in contatto con il mondo dei devianti. Sempre in Gran Bretagna, alla teoria dell'etichettamento si diede una svolta annoverando la reazione sociale fra i meccanismi più generali del potere statale, considerando le devianze come comportamenti razionali anche di carattere politico, no? Cioè uno ruba, negli anni 70 c'erano gruppi che politicamente facevano gli espropri proletari, no? Cioè, quindi una devianza che era politica, cioè ci prendiamo quello che ci serve, perché ci sentiamo sfruttati, qui è molto forte la tradizione marxista, e ci riappropriamo di quello che ci viene tolto dai capitalisti, entrando nei supermercati e prendendo quello che ci serve e uscendo senza pagare. I sociologi radicali della devianza sostenevano che questo concetto generico non fosse adatto per comprendere la natura del potere statale. E quindi sostenevano che il capitalismo moderno aveva generato due categorie di devianti: i rifiuti della società, che sono le persone che fanno crimini, che non turbano l'ordine sociale, ladri, prostitute, e che quindi possiamo affidare alle cure di assistenti sociali o di psichiatri se sono matti, oppure la dinamite sociale, che è molto più pericolosa, fa molto più paura, cioè forme di comportamento percepite come una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza individuale e la proprietà privata, sostanzialmente. Qui ho inserito uno spezzone molto interessante di un film che si intitola Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, che è la storia di un commissario che si macchia di un crimine, ma non viene mai, pur disseminando prove dappertutto, non viene mai arrestato. E qui c'è un bellissimo discorso molto autoritario che lui fa alla platea dei suoi seguaci poliziotti, dicendo che dietro ogni criminale si può nascondere un sovversivo e dietro ogni sovversivo si può nascondere un criminale. Il sovversivo è colui che vuole sovvertire l'ordine costituito, quindi metteva assieme politica e crimine. Cosa non peraltro vera, perché anche nelle carceri i criminali, tra virgolette, politici, quelli che sono anche dentro per terrorismo, sono solitamente più rispettati dei piccoli criminali, forse alla pari dei grandi criminali che godono di un certo rispetto all'interno del carcere per l'ovvio potere che conservano. Teoria della scelta razionale. Un individuo ha la libertà di scegliere se violare o meno la norma, la volontà della persona è fondamentale, quindi le attività criminali, secondo questa teoria, non sono il prodotto di una mente malata, ma sono il prodotto di un essere che compie una fredda valutazione di costi e benefici. E quindi la razionalità del crimine.